sono passato alla Star di Folli, che era un altro cantiere del lago di Como che si è affermato moltissimo nel mondo con le Star, e insieme alla barca di Folli ho avuto, come per dire, Alfio Peraboni, che purtroppo non c'è più da 10 anni, e che è stato l'arma che mi ha permesso di realizzare la mia carriera di starista, perché senza di lui non avrei potuto fare quello che abbiamo fatto. Beh, Alfio era un grandissimo tecnico e lui si occupava molto della barca, albero, attrezzature, tutte cose cui sono abbastanza negato. E io, insomma, ero il timoniere tattico. Era un grande atleta, era alto 1,92, pesava 94 kg, allora sulla Star non c'era il trapezio e lui era fortissimo. Io poi ero in quel periodo, cioè sempre nella mia carriera, diciamo, ero più bravo con vento medio forte, e con lui ci siamo trovati subito bene, la barca era ottima. E nel 1980, che era l'anno delle sezioni olimpiche, i nostri avversari erano Scala e Fravezzi. Scala era uno starista fermato da tanti anni, uno dei più forti, e Fravezzi veniva anche lui dal fin come me. E quell'anno, nell'80, a Rio de Janeiro, nel campionato mondiale, facemmo secondo Scala, terzi noi, no, secondo Fravezzi, terzi noi e quarto Scala. E poi Scala purtroppo ebbe un gravissimo lutto e abbandonò la selezione, e noi invece quell'anno facemmo ancora terzo all'europeo e insomma ci qualificavamo per le Olimpiadi di Tallinn, che per me fu la prima Olimpiade, il sogno di una vita, e un'esperienza meravigliosa. E l'anno prima c'erano state le preolimpiche, avevamo fatto già secondo, sempre in condizioni di vento forte, dietro a Bill Buchan, che è un grandissimo americano, forse il mio idolo velico di quegli anni, e davanti agli altri due americani, Blackaller e Wright, mi sembra. E poi l'anno delle Olimpiadi, gli americani purtroppo boicottarono, e il grande avversario era Mankin, e con cui, diciamo, con vento ce la potevamo giocare, c'era una grande rivalità sportiva veramente. Poi invece alle Olimpiadi c'è stato poco vento, sempre poco vento, lui è stato bravissimo, una concentrazione, una bravura eccezionale, e vinse. Raoul Dachsel, che era anche un grande mito austriaco, fece secondo e noi facemmo terzi, e facemmo una bellissima Olimpiade. Io sono molto, ero entusiasta, però beh, tanto il primo podio della carriera, poi in condizioni non nostre, diciamo, regolarissimi, fu veramente un bel risultato. Allora, siamo sempre stati in una medaglia, però Mankin era praticamente irraggiungibile. È l'ultima prova, con pochissimo vento, ce la giocavamo con la Svezia, con l'Olanda e l'Austria per le medaglie. E in ultima prova abbiamo girato primi, la prima volta di Bolina, abbiamo fatto i due laschi sempre primi. E poi nella seconda bollina siamo andati a sinistra a marcare l'olandese e lo svedese, che erano vicini, e gli ultimi sono andati a destra, e mi ricordo, girata l'aria, e con la prova da primi noi passammo sesti, però sempre marcando quelli con cui eravamo in lotta per le medaglie, e però Raoul Dachsel, che era dietro, riuscì a salvarsi e salvò il secondo posto, se a quel punto era medaglia d'argento. Comunque è andata così, insomma. Pensa ai casi della vita, Albarelli, che era stato un mio grande amico sui fin, aveva fatto terzo ad Acapulco nel 68 e aveva vinto Mankin nei fin, secondo Raoul Dachsel, terzo Albarelli, e a distanza di 12 anni, primo Mankin, secondo Raoul Dachsel, terzo in noi, che sempre per l'Italia. Poi nell'84 abbiamo ricominciato praticamente per puntare alle Olimpiadi, e siamo andati al campionato
campionato a Vila Moura in Portogallo, dove c'era il campionato europeo di primavera, prima del campionato del mondo, tutte e due in fila, e c'erano tutti più forti perché era l'anno delle Olimpiadi, c'erano tutti gli americani, ce lo siamo giocati con Paul Caillard, che era giovane ed emergente, e noi abbiamo vinto la quinta prova con un grande vantaggio e quindi abbiamo praticamente vinto prima e l'ultima prova, bastava non far arrivare Caillard nei primi nell'ultima prova, solo che purtroppo l'ultima prova c'è stata bonaccia, pochissimo vento, era una cosa difficilissima, comunque eravamo davanti a lui. Poi all'ultima bolina ci ha passato, però insomma, non è riuscito ad arrivare avanti, era abbastanza indietro anche lui e così abbiamo vinto il campionato del mondo. È stata la più grande soddisfazione velistica e sportiva della mia vita. L'Olimpiade è diversa, le Olimpiadi sono meno bacche, uno per nazione, c'è una gran pressione, diciamo che è più difficile dal punto di vista mentale. Ecco. Allora, a Los Angeles siamo sempre stati, diciamo, sempre molto regolari, diciamo, senza alti e bassi, sempre nei primi, e siamo arrivati adesso. Purtroppo non mi ricordo esattamente i risultati, comunque sempre nei primi 5, 6, capito? Per cui siamo arrivati all'ultima prova drammatica in quattro praticamente a pari punti, cioè l'americano Bill Bakken, il tedesco Griese, noi e lo svedese. Quindi ci giocavamo dal primo al quarto posto, lo svedese era Carlsson, che era stato un grande finista. E quindi l'ultima prova era una tensione massima e lì anch'io purtroppo devo dire che ho sentito un po' troppo la pressione perché così credevo fosse l'ultima regata della mia vita perché l'Alvia voleva smettere perché c'erano dei problemi economici con la federazione, insomma ho avuto tanta pressione in quell'ultima prova, adesso ripensandoci, però diciamo che. E poi ecco, mi ricordo che abbiamo cambiato l'albero, era un po' di insicurezza. Abbiamo cambiato l'albero e le vele che se dovessi tornare indietro non rifarei. Comunque ci siamo presentati l'ultima prova e alla prima bolina abbiamo girato secondi, praticamente medaglia d'oro. Alla fine dei due laschi, tirando la boa, mi fai ricordare la roba tristissima, però. Comunque, alla fine dei due laschi, girando la boa, l'Alfio con la schiena ha toccato la boa. E quella volta, non so se ti ricordi, si parlava ormai di 40 anni fa, la regola era che dovevi rigirare la boa immediatamente. Non so se te lo ricordi, no, forse non eri neanche nato. Allora lì io ho dovuto mezzo secondo decidere cosa fare perché l'avevo veramente sfiorata, però sai, le Olimpiadi non puoi permetterti un errore del genere, per cui abbiamo rifatto la boa e da secondi che eravamo, medaglia d'oro, siamo passati terzi, che era ancora buono, solo che secondo è passato l'inglese che da quel momento mi ha marcato tutta la regata in un modo orrendo. Io un pochino lì mi sono innervosito, e però Bill Bakken, che era un fuoriclasse eccezionale, pensa che quelle Olimpiadi lui ha vinto nella Star e suo figlio ha vinto nei Fly Dutchman la medaglia d'oro, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa di. Comunque Bill Bakken, che era decimo, ha poi vinto quell'ultima prova e ha vinto le Olimpiadi, quindi non posso dirti che avrei sicuramente vinto le Olimpiadi, certo che se giravamo secondi e stavamo secondi forse era meglio. E comunque Griese ha fatto secondo, il tedesco, noi abbiamo fatto terzo e lo svedese è arrivato un posto dietro di noi e ha fatto quarto, poverino. Quindi tutto sommato, sai cos'è? Per 2 giorni non ho parlato, forse anche di più, per 1 mese, però adesso sai, poi gli anni passano e quello che ti resta è la medaglia, insomma. Il podio, i ricordi, insomma, è sempre un bel ricordo. Tra le Olimpiadi, no, scusa, poi volevo dirti che dopo quelle
esperienza di Los Angeles, che credevo fosse la fine della nostra carriera e tutto, in realtà nell'85 abbiamo avuto il supporto economico della federazione, grazie al presidente Rolandi e a Guy Bisso, per cui l'Alfio è stato, diciamo, accontentato ed è diventato, diciamo, un velista professionista, diciamo, per cui abbiamo potuto continuare la nostra carriera con una gran serenità e quell'anno, l'85, abbiamo vinto il campionato europeo a Copenaghen, che era una grande vittoria perché era, non so, a casa di Elvstrom, per cui sai, in quei posti mitici della vela, per cui non so, una vittoria a Hellerup davanti al circolo di Elvstrom del campionato europeo, una prova prima della fine, e poi abbiamo vinto la Killer Woche, che è anche un'altra cosa della storia della vela, insomma, ecco.